Vice Sindaco, Casa Clima Network Campania, viene presentato un progetto importante sul nostro territorio. Sì, insomma, è molto importante che si tenga a Napoli e che arrivi un contributo anche alle istituzioni per affrontare il tema delle nuove edificazioni o delle ristrutturazioni urbane, di un nuovo vivere urbano che deve tener conto di quelle che sono le esigenze che a livello europeo, a livello internazionale, anche nel nostro paese bisogna assumere, come risparmio e efficienza energetica, come nuove fonti rinnovabili, sui materiali da utilizzare. Quindi sull'edilizia e sulla parte, diciamo, relativa alle costruzioni si gioca una parte importante per raggiungere gli obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di CO2, che è un obiettivo che abbiamo come comunità internazionale entro il 2020. Quindi benvengano questi contributi. Questo si inserisce anche nella strategia dell'amministrazione comunale di fare di Napoli una città che guarda al 2020 con un occhio nuovo e attento, appunto quello delle smart city a cui facevo riferimento nel mio breve intervento. Vice Sindaco, una domanda a prescindere dall'argomento di oggi: desta ancora preoccupazione le condizioni in cui versa la villa comunale di Napoli? Lei che ci dice in merito? Sì, a me è un argomento che mi addolora molto, perché noi abbiamo fatto degli investimenti che non possiamo portare avanti fino in fondo, permanendo dei cantieri che, insomma, abbiamo trovato, scelte che erano state fatte in precedenza. Si è autorizzata la metropolitana ad avere all'interno della villa comunale due camere di areazione, quindi, diciamo, due cantieri che prendono larghissima parte e che deteriorano anche attraverso l'accesso dei mezzi le pavimentazioni. Quindi, diciamo, noi stiamo intervenendo, c'è l'impegno che, terminati i lavori, l'Ansaldo dovrà rimettere in sesto completamente sia il patrimonio arboreo sia gli impianti di irrigazione e i viali. Interverremo, abbiamo aggiudicato adesso la gara per l'altra parte, la parte non interessata da cantiere, per rifare tutti i viali, per togliere quel materiale polveroso che dà tantissimo fastidio ai cittadini e completare impianti di irrigazione e sistemazione del verde per la parte non interessata dai cantieri. Ma purtroppo la villa comunale tornerà al suo vecchio splendore, che merita come villa comunale storica, come parco storico della città, quando andrà via il cantiere, e purtroppo ci vuole ancora un anno. Grazie.